I traveled through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. Stavo dicendo, Specchio è uno dei borghi più belli d'Italia, penso che lo sappiate. Questo grazie al fatto che il centro storico si è mantenuto quello di antico impianto. In origine risale al 1452, alla seconda metà del 1400, quando gli Orsini del Balzo decisero di ricostruire il castello che era andato distrutto in una guerra nella prima metà del 400, e quindi hanno ricostruito il castello. Questo in effetti era un castello, era una fortificazione che poi nel 1600 è diventato un palazzo nobiliare, perché erano passate un po' le situazioni più pericolose dell'invasione dei turchi, e quindi è stato trasformato, è stata aggiunta la facciata, e quindi è più che altro un palazzo nobiliare adesso. Quindi Specchia deve la sua importanza alla posizione che occupa, perché si trova in alto, non è molto elevato, però controlla il territorio circostante, e quindi era molto importante per la difesa. Infatti prende il nome dalle Specchie, che erano delle grandi colline artificiali, dei grandi cumuli di pietra che servivano proprio per gli avvistamenti. In latino speculo, speculare vuol dire osservare, quindi nel nome c'era già la funzione che questo borgo rivestiva. Noi possiamo visitare una parte del castello che è comunale, adesso ci possiamo avvicinare. Il castello c'è lo stemma, ci sono i busti del principe protonobilissimo, qua era marchese, Desiderio protonobilissimo, e la moglie Margherita Trani, c'è lo stemma della famiglia, il mascherone che serviva contro il malocchio, contro la mala sorte. Siamo nel castello, al centro c'è il cortile come in tutti i castelli medievali, al piano terra c'erano tutti i magazzini per le derrate alimentari, le stalle, il frantoio, la rimessa per la carrozza, insomma tutti gli ambienti per le varie attività. Da questa parte si sale su al piano nobile, dove vivevano i signori. Got to tell you how I need you when you whispering. Where we go, we're down in clothes, only the wind will carry us. Got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. Capisce molto bene l'importanza che aveva questo borgo, perché di fronte alle mie spalle c'è il mare Adriatico, quindi siamo rivolti a est, e quindi quando arrivavano i nemici sbarcavano dal mare con le armi, tutti gli armamenti, le cibarie, gli animali, quindi finché arrivavano all'interno erano avvistati e si poteva organizzare la difesa. Quindi Specchia era molto importante proprio per gli avvistamenti e per la difesa, anche dai paesi limitrofi venivano a cercare rifugio qui in questo borgo, perché era fortificato, c'erano le mura, il fossato, quindi era veramente un punto fondamentale per la difesa del territorio. But you stay. I traveled through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where
grows, only the wind will carry us. I got to tell you how I need. Si trovava fuori le mura, e anche da questa parte non c'erano neanche le mura perché c'era un precipizio roccioso, quindi non dovevano neanche passare sotto le case, c'era semplicemente la pietra, roccia ed era calcarea, quindi si scavava abbastanza bene, per cui è probabile che questi passaggi ci siano effettivamente dal castello al convento, perché significava trovarsi fuori dal borgo, in caso di assedio era una via di fuga. Certo. Quindi, il castello, dottoressa, aveva un suo sistema di fortificazione? Beh, c'erano le torri. Che adesso non ci sono? Sì, ci sono più le torri. Ecco, questa, una è stata quella parte, e quella, e l'altra si trova sulla facciata proprio del palazzo. Ok. Come, sì, delle antiche fortificazioni sono rimaste. C'erano, sono stati tanti signori. I primi sono stati gli Orsini del Balzo, che sono quelli che hanno ottenuto di ricostruire il castello. Quindi, e poi questo Carlo V? Castello Carlo V è più antico, è quello di Lecce, è del 1300, questo è della seconda metà del 1400. Quello di Lecce 1400. È precedente, anche se poi ha avuto vari rifacimenti nel corso dei secoli, però comunque è stato costruito dagli Angioini nel 1300. E le quattro torri, i quattro punti, i cardini del castello servivano anche per osservare e se arrivava il nemico. Beh, oppure le torri, no? Erano sempre per la difesa, certamente, no? Perché poi dalle torri c'erano le sentinelle, facevano la guardia e si avvistavano i nemici, si teneva sotto controllo il territorio, quindi le torri erano importanti proprio per la difesa. Ma quanti osservatori ci sono? Due. Ah, due? Due. Sì, c'era una, da qui non si vede, però sta sulla facciata anteriore, all'angolo proprio. Quindi gli antichi erano più strategici sulla guerra, come costruire. Beh, prima si combatteva diversamente, comunque adesso con un bombardamento ci vanno fuori tutti stecchiti, non è che c'è bisogno neanche di. Non facciamo in tempo neanche a vederli che arrivano su. Era colpo a colpo, mo è distante. Ecco. I traveled through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. Questo è il frantoio Scuvola, è uno dei frantoi più grandi del Salento. Almeno non ci risulta che tra quelli visitabili ce ne sia uno così grande, nessuno ci ha mai detto di averlo visto. E come datazione possiamo dire che risale al 1400, almeno la parte più antica. I frantoi del Salento sono tanti, no? Ci sono dappertutto, il Salento è pieno di frantoi ipogei. E questo per motivi di ordine economico, soprattutto perché il Salento è territorio carsico e nel sottosuolo c'è la roccia ed è pietra comunque calcarea, si scava bene, infatti ci sono tante grotte già, no? Penso che ne avete viste. E quindi era più conveniente scavare col materiale cavato, con la pietra, costruivano tutto quello che serviva per la lavorazione delle olive, infatti se guardiamo intorno è tutto in pietra, la macina, le vasche, tutti gli altri contenitori, le basi dei torchi. E quindi un altro motivo di convenienza era la temperatura, perché negli ipogei c'è una temperatura costante da 18 ai 20 gradi e tutta la lavorazione veniva a temperatura ambiente, non c'era bisogno di riscaldare, quindi era conveniente economicamente. E poi questi signori erano i proprietari delle terre, ogni signore aveva il suo frantoio e si produceva l'olio lampante, che era l'olio commercializzato come combustibile per l'illuminazione. Erano un po' i petrolieri di adesso, quindi questi proprietari vendevano l'olio soprattutto nei paesi del nord Europa. C'era un commercio molto fiorente. Molto fiorente, l'olio era quotato in borsa, veniva conservato nei frantoi per tutto il periodo di produzione, poi a fine stagione era portato a Gallipoli, che era il porto commerciale, da lì imbarcato e portato a destinazione e veniva venduto quindi dappertutto. Questi signori si arricchivano e costruivano i palazzi e quindi nel Salento abbiamo tanti frantoi e tanti palazzi.
Quindi le olive venivano messe sulla pietra, c'era la macina che girava, c'era una stanga, un asse, a cui stava attaccato un asino o un mulo, che girava intorno scavando un solco lungo il percorso che faceva. Infatti dove c'era la vasca si vede sempre, anche quando non c'è la macina, si vede questo solco lungo il percorso che faceva l'asino. Quindi la pasta, le olive venivano messe qui, la macina girava e veniva ricavata una poltiglia, la pasta di olive. Intorno alla vasca ci sono questi ambienti che sembrano delle stanze, un po' dappertutto, vedete c'è una specie di finestra, sono le sciave. Hanno un'apertura nella parte superiore, quindi i contadini si fermavano su e scaricavano le olive, quindi quelli erano i depositi per le olive, venivano prese e messe nella vasca. Poi questa pasta di olive veniva raccolta e messa nei fisculi, forse l'avete vista da qualche parte, i contenitori di corda intrecciata, come delle saccocce, venivano riempite di pasta di olive e messe sotto la pressa. Qui noi abbiamo i torchi antichi, queste sono solo le basi perché il resto era di legno e non si è conservato, quindi queste erano le basi per le viti. Ci vuole un po' di fantasia, quindi c'erano due viti fissate al soffitto, alle viti era collegato un asse di legno bella massiccia, molto massiccio, quindi stringendo le viti, no? C'era il dado con la vite, l'asse premeva sui fisculi e l'olio andava giù, poi c'era un canale aperto e l'olio andava direttamente dentro la cisterna che era scavata sotto il pavimento. E a questo punto l'olio doveva essere decantato perché quando viene estratto contiene la cosiddetta sentina, l'acqua di vegetazione, però l'acqua più pesante rimaneva sul fondo mentre l'olio affiora, quindi veniva raccolto, c'era un aghiro che era il capo del frantoio, raccoglieva l'olio e poi veniva conservato nelle vasche di pietra, ecco lì ce ne sono alcune, mentre la sentina poi veniva mandata in quest'altra cisterna più piccola che era l'inferno, era la vasca per la cisterna per la sentina e andava in dispersione nel suolo. Da questa parte possiamo continuare il percorso perché il frantoio è veramente molto grande. Voi avete visto qualche altro frantoio? Sì. Ipogeo? Vabbè, quindi potete fare il confronto. Qua è un pochino complicato forse a salire. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need. Comunque, i frantoi ci sono dappertutto. Sì, questo è grandissimo. È grandissimo, ecco, vedete. Bello. Qui c'erano altre due macine. Vedete, si vede molto bene il percorso scavato dall'asino quando girava. E l'altro stava da quella parte. Giù? No, lì ci sono le altre cisterne. Allora, da quella parte, cioè il frantoio ha, come dire, nel frantoio ci sono testimonianze di tecnologie diverse. Abbiamo visto i torchi, quelli più antichi. Questi sono invece i torchi, alla genovese sono i torchi dell'inizio del 1700. E sono un po' diversi, anche se più o meno la tecnica è sempre la stessa. Quindi c'era la base per impilare i fisculi e la pressa stava sopra, quindi scendeva. C'erano le guide laterali, quindi diciamo che a questo punto facevano un po' meno fatica. E qui c'era anche un sistema diverso di raccogliere per la raccolta dell'olio, più veloce, perché l'olio scorreva nelle vasche e andava direttamente nella cisterna. Di qua ci sono le cisterne invece, quelle più antiche. Quindi vedete quanti torchi ci sono qui, veramente c'era molta produzione. No, è profondo, No, non è tanto profondo, sarà un metro, vedi, un metro e venti. E poi bisognava raccogliere l'olio, non si calavano dentro, lo prendevano da fuori. Comunque tutta quella polvere, quel terriccio che c'è adesso non c'era. No, non c'era, poi l'olio rendeva tutto impermeabile. E poi l'olio comunque era pulito perché veniva su, tutte le scorie, tutto il materiale residuo rimaneva sotto, sì, si depositava sul fondo, quindi l'olio che affiorava era comunque puro. Che c'è?
Qui c'era l'altra macina, si vede il solco scavato dall'asino, e anche qui. Questa è un'altra struttura particolare, perché questa in origine aveva un'altra funzione. Ecco, qui si vede la base dove c'era la vasca, il solco scavato dall'asino, quindi si riesce bene a capire dove c'era la macina, no? Con la vasca, con la macina. Però questa, vedete che ha una forma particolare. Questa è la forma a imbuto, tipica delle cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, perché qui non ci sono fiumi, quindi l'unico modo per avere l'acqua è per raccogliere la pioggia. Quindi le case sono a terrazze perché dal tetto l'acqua veniva convogliata nelle cisterne che erano scavate sotto. E queste cisterne erano delle grandi riserve per la popolazione, perché avevano una bella capienza. Qui là c'è ancora un'altra stanza. Poi il frantoio, dicevo, ha funzionato per circa 5 secoli, quindi ci sono stati cambiamenti in base alle esigenze. Anche da quella parte c'era, in origine c'erano 4 sciave e poi hanno ricavato un ambiente unico. Se entriamo si vedono i fori per lo scarico delle olive. Quello di lui non l'ho mai visto. È una grande cosa. Attenzione qui. Sì, guardate dove mettete i piedi, lì ci sono buche. Ecco, qua si vede molto bene. C'erano 4 sciave, si vedono 4 aperture, no? Per lo scarico delle olive. Gettatori. Sì, poi ogni zona magari ha un termine diverso. Da sopra scende il piedi, sono direttamente. Sì, poi le sciave erano, quindi erano dei fori che c'erano in comunicazione con l'esterno. E quindi d'inverno qui c'era un'aria tutta, a proposito di leggende, che c'è una signora che vuole sempre sapere le leggende. Qui non c'è, non la vedo. Sono io. Ah, è lei, però c'era un'altra signora pure che mi faceva molte domande. Comunque, d'inverno, no, nei frantoi c'era un'aria molto calda, no? E umida, quindi c'era questo vapore che saliva. Le aperture delle sciave servivano anche come per la circolazione dell'aria. E quindi, no, d'inverno poi l'aria calda saliva su e usciva da queste aperture. E allora le persone che c'erano molto, come dire, sì, le credenze, molte superstizioni, no? Le persone si spaventavano, quindi uscivano questi fumi che prendevano forme particolari, e quindi nascevano le leggende sulle anime che circolavano, no? Degli spiriti, tutte le anime che uscivano dai frantoi, e quindi si creavano leggende che poi erano superstizioni. Però allora le persone ci credevano tanto, no? E si spaventavano. Perché le olive poi, a parte il fatto che allora le raccoglievano da terra, quindi già erano cariche di acidia. E poi fermentavano, le olive fermentavano, sviluppavano calore. Ma qui c'era un'aria molto calda e umida, già erano sui 20 gradi la temperatura normale. E poi c'erano le persone, gli animali, le lucerne che ardevano, le olive pure fermentavano nelle sciame. E poi anche l'olio comunque, come dire, esalava vapori acidi, quindi c'era un ambiente molto, molto tossico, tra l'altro, e molto inquinato. Quindi le persone che lavoravano qui stavano circa sei mesi, stavano estate e inverno, stavano notte e giorno, vivevano qui, uscivano soltanto nei giorni di festa comandata, come Natale, Pasqua, la Candelora pure era una festa molto sentita, l'Immacolata. Per il resto vivevano qui, mangiavano e dormivano, e quindi vivevano in un ambiente veramente molto duro, era una vita terribile, cioè era una schiavitù, era volontaria magari, perché quello offriva il mercato, e poi i frantoiani comunque erano pagati di più rispetto ai contadini, però insomma era una vita molto dura. Dei francescani, è una struttura che risale al 1400. È stata, i monaci ci sono stati fino al 1800, poi alla fine del 1800 c'è stata la requisizione dei beni ecclesiastici, di una parte dei beni ecclesiastici, e quindi questa è diventata di proprietà dello Stato, infatti adesso è comunale. Poi per concessioni ci sono state le suore fino agli anni 80 del secolo scorso, le suore dell'ordine vincenziano.
e hanno avuto un educandato femminile, un orfanotrofio e comunque hanno gestito l'asilo per tutti i bambini del posto. Intere generazioni sono cresciute qui dalle suore. Quello è lo stemma dei francescani conventuali del terzo ordine. Ecco il braccio nudo, il braccio con il saio che abbracciano la croce. Sono i laici e i monaci uniti secondo le regole dell'ordine. Loro operavano nel sociale. Possiamo entrare? Got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. Seas, hoping you'll be following me, but you left the boat, you left me. The path seems so bright, your steps resound in my heart. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. Forget you, but you kept haunting me. Questa è la parte più antica della chiesa, cioè questa volta a crociera. Purtroppo non abbiamo molte testimonianze, quindi non sappiamo bene le date, non abbiamo una datazione precisa. La data più antica è del 1531, sta sul convento fuori da una balconata. Sembra che qui per quella data ci sia stato un raduno dei francescani del Salento. Però ecco, non abbiamo molte notizie, anche l'Università di Lecce non è venuta mai ad approfondire. Allora... I traveled through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. I traveled through the seven seas, hoping you'll be following me. But you left the boat, you left me. Comunque la cappella è stata affrescata nel 1532. Sì, è un chiaro riferimento alla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria di Galatina. Ci sono anche i colori, no? Si richiamano moltissimo. E può darsi che sia stata le maestranze, comunque si saranno sicuramente ispirate a quella chiesa, che è una basilica e ha cinque navate, quindi è meravigliosa. Però questa nel suo piccolo è un gioiellino, diciamo. I santi sono tutti i santi orientali, ci sono i santi medici, la Madonna col bambino somiglia molto a una Madonna che c'è a Galatina. Nella parte... non c'è bisogno. Nella parte inferiore ci sono i simboli della cristianità, anche se comunque, a parte la data, siamo sicuri che non è, come dire... non mi sta venendo il termine, non è bizantina, non è bizantina, però la tecnica sì. Ecco, si usano molti colori bizantineggiante, perché i bizantini sono stati per secoli qui, anche quando sono andati via poi sono arrivati i normanni, quindi hanno scacciato i bizantini, però comunque nella cultura e nell'arte ha continuato a vivere questo popolo nel Salento. La raffigurazione è quella della passione di Cristo. Cioè questa è un
una via crucis, no? La crocifissione, e c'è un personaggio particolare, non so se vedete, quello col gobbo. Sì. Ed è un personaggio particolare, può darsi che sia stato messo a spregio, oppure che fosse il pittore che si è inserito, non sappiamo effettivamente, io faccio delle ipotesi, potrebbe essere di tutto. Però i colori veramente si avvicinano tantissimo a quelli di Santa Caterina. Sì, sì, i colori sì, ma sicuramente è da visitare. Le maestranze erano maestranze itineranti, non siete andati? Io la conosco, ci ho fatto anche vari video, meravigliosa. Come gruppo non no. Ci, almeno e dovete andare, dovete portarle, perché lì entreranno e rimarranno. Sono stati. Nel 2000, quando c'è stato il Giubileo, organizzato la Maria Rosaria Romano, mi ricordo una messa lì con tutti i ragazzi che hanno letto. Perché tra l'altro una delle notizie che ho tra le tante è che la superficie affrescata, mi corregga se sbaglio, è come dimensioni, come metri quadri, è superiore a quella della Cappella Sistina, come metri quadri, non parlo di chiaramente. Molto grande, quella è veramente seconda soltanto alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Ah, ecco. E seconda alla Basilica di San Francesco, alcuni dicono anche che sia più bella. Come colori, sì. Che poi come c'è tutta affreschi. La storia di Maria Denghien, sì, cioè... sì, beh, poi tutta la storia di Santa Caterina, no? La... cioè... anche qui non so se avete notato, c'è la croce, la tortura, sì, perché Santa Caterina era una nobildonna, ma dov'è la Santa Caterina? Eccola, quella sopra. C'è anche la scritta, ci sono le iscrizioni in volgare, qua come c'è stata liberata dal, fu liberata rompendo le rote, ecco, Santa. L'angelo mandato da Dio. No, questa è Santa Caterina, c'è la scrittura al senno. Da quest'altra parte c'è la recantazione di Santa Caterina. Santa Caterina era una nobildonna di Alessandria, lì si era convertita al cristianesimo. L'imperatore non riusciva ad accettare questa cosa, anche perché era una personalità, quindi avrebbe potuto trascinare anche altra gente del popolo e altri nobili. E quindi ha cercato di farle cambiare idea. Le ha mandato dei sacerdoti. E però lei è riuscita a convertire loro praticamente al cristianesimo, e a un certo punto l'imperatore poi l'ha fatta torturare e uccidere. Durante la tortura è andato l'angelo e l'ha liberata spezzando le ruote, non ha torturato le ruote. E poi comunque è stata decapitata, e lì c'è come la regina fu decapitata, c'è l'iscrizione, con le spade. Come la regina fu decapitata, in volgare. I traveled through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams. I travel through the seven seas, hoping you'll be following me. But you left the boat, you left me. The path seems so bright, your steps resound in my heart. I got to tell you how.